Alessandro, buongiorno. Allora, questa riunione invece riguarda l'aspetto del mondo blockchain. Abbiamo qui Alessandro Civati, che è il CEO di questa società, e daremo in questa mezz'oretta delle indicazioni di alcune applicazioni. E mi piace questa cosa consecutiva dopo il mondo dei droni, perché vedete che quando parlavano di certificazioni e di cose, sono sempre certificazioni personali. Se a queste certificazioni personali potessero esserci attaccati anche la notarizzazione di quello che stiamo facendo, credo che sarà il matrimonio del futuro. Tutte le cose andranno così. Lascio parola ad Alessandro in modo tale che parta lui, perché abbiamo poco tempo. Prego, Alessandro, buongiorno. Eccoci, buongiorno Roberto, e piacere a tutti gli altri che piano piano spero anche di conoscere personalmente. Allora, come diceva appunto Roberto, io rappresento, sono il CEO di questa azienda che si chiama Lutenix. Lutenix è un'azienda di diritto americano e anche se tutta l'iniziativa, come poi io stesso sono italiano, però in questo caso nasce tutto 3 anni fa in Svizzera. E dalla Svizzera abbiamo iniziato ad ampliare le nostre attività, soprattutto nel sud Europa, in Italia, in Svizzera, in Spagna. E da marzo di quest'anno abbiamo spostato la centralità delle nostre attività fondamentalmente negli Stati Uniti. E dagli Stati Uniti abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando l'attività commerciale, sia appunto nel Nord America, sia anche in Asia e in altri paesi. Ma ora condividerei lo schermo così perlomeno andiamo sul dettaglio, non vi annoio tanto con la mia presenza, ma andiamo su fatti concreti. Quindi condivido l'intero schermo così mi riduco. Allora, questo è il nostro sito internet, lutinx.com in italiano. E fondamentalmente cosa siamo? Lutenix è una struttura che è una società che non si occupa di criptovalute. Di solito quando si parla di blockchain o se voi sentite parola blockchain pensate subito al Bitcoin. Ecco, noi non facciamo i Bitcoin. Lutenix utilizza la tecnologia blockchain fondamentalmente per la certificazione dei dati, delle competenze o in genere del metadato, in quanto ogni dato che viene caricato nel computer, qualunque esso sia, alla fine è un metadato, questo è il termine tecnico per dire quello che noi scriviamo all'interno. La tecnologia blockchain è quella tecnologia che ormai è partita da una decina d'anni, che è nota soprattutto per il mondo delle criptovalute, ma negli ultimi 2 o 3 anni sono iniziate anche delle applicazioni che utilizzano la blockchain. Ma cos'è la blockchain? La blockchain è una tecnologia che semplicemente, adesso la semplifico al massimo, rende immodificabile il dato che viene scritto su di essa. Quindi poniamo, noi siamo partiti 30 anni fa, io stesso ho qualche anno, quindi immaginiamo noi quando abbiamo iniziato a lavorare, all'inizio c'erano i fax, quindi la carta, anzi prima le buste, poi sono arrivati i fax, poi alla fine degli anni 90, inizio del 2000, è arrivato questo internet. Quindi sono iniziate le mail e sono arrivati i siti web. Quindi, come dire, dalla carta siamo passati al digitale. Oggi, dopo circa altri 20 anni, sta iniziando a essere conosciuta questa tecnologia, appunto chiamata blockchain. Per me la blockchain è l'internet delle cose certe. Perché? Perché quanti di voi avranno visto sicuramente siti web dove c'è di tutto, sia i professionisti, sia aziende serie, ma anche tanti billantatori o gente che si improvvisa maestro di. Ecco. Con la blockchain, se io oggi dico che sono bravo a fare una certa cosa, se io oggi dico in ambito accademico, io mi sono diplomato, mi sono laureato, oppure ho preso l'abilitazione, parlando del caso di prima, a pilotare un drone, ecco, se questa mia dichiarazione viene confermata e notarizzata in gergo tecnico all'interno della blockchain, dopo non me la posso più rimangiare. Quindi se ho detto una balla, domani qualcuno mi potrebbe, come dire, chiedere ammenda, ma legalmente parlando. Perché dico legalmente parlando? Perché sia in Italia sia ormai in oltre 80 paesi nel mondo la blockchain è riconosciuta quale tecnologia con validità anche di prova legale. Fondamentalmente nel grosso dei paesi prova legale per l'ambito della data, la data certa. Immaginate il concetto di quando andavamo in posta a tirare i documenti per dare la data. Oggi ho fatto questo, quindi penso tutti di voi l'abbiano fatto almeno una volta nel corso degli anni.
Ecco, oggi al posto di andare in posta o in questo momento andare in tribunale dall'ufficiale giudiziario a farsi timbrare il documento, si può usare questa tecnologia. Il nostro lavoro è quello di rendere facile l'uso della tecnologia, perché se parliamo di blockchain, il mio interlocutore, il vostro interlocutore, non deve essere un ingegnere informatico, deve essere un utilizzatore, poniamo lo stesso utilizzatore di uno smartphone. Quindi chiunque lo deve fare. Il mio lavoro è quello di rendere facile questa tecnologia. L'Utinix cosa fa? Siamo basati fondamentalmente su tre pilastri che rendono poi usabile queste applicazioni, questo nuovo modo di usare internet. Il primo è l'identità. Nessuno dei nostri account è, come dire, basato in autodichiarazione o fiducia. Ogni account sulla nostra piattaforma deve essere validato nella stessa procedura che voi usate per aprire un conto corrente in banca. Dico un conto corrente, adesso vi faccio anche la spiegazione di questo. Cosa vuol dire? Io devo provare la mia identità quando apro un account. Perché? Immaginate quando andate da un notaio e non conoscete il notaio non vi conosce. La prima cosa che il notaio fa quando voi vi sedete è: mi date per favore il vostro documento. Il notaio verifica voi chi siete. Perché il notaio poi va a confermare una certa vostra azione. Ecco, nel mio mondo parlare di blockchain, parlare di dati immutabili, parlare di dati certi, senza avere a monte un'informazione certa, stiamo parlando del nulla. Perché se io vado a dire una catena di approvvigionamento, io ho fatto un documento, ma quell'io non è verificato, stiamo parlando del niente. Quindi il primo step della nostra soluzione è verifica dell'identità. Ognuno di voi si verifica, deve provare, carica un selfie, carica una foto del suo documento e noi verifichiamo. Un po' come succede in Italia per SPID, il servizio di identificazione pubblico per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Anche in questo caso SPID non è lo Stato. SPID è un consorzio di aziende private che si occupano esclusivamente dell'identificazione della persona. Quindi verificano che voi siete chi dite di essere. Punto, il servizio finisce lì. SPID nasce e muore nei confini italiani. L'Utinix lavora a livello internazionale, siamo attivi in oltre 12 paesi ad oggi, e come strumento di identificazione abbiamo scelto quello che oggi utilizzano le banche per aprire i conti correnti online. Magari alcuni di voi hanno un conto su Revolut, N26, Sella Online, altre realtà utilizzano un sistema analogo e utilizzano un protocollo che in gergo tecnico viene chiamato di verifica KIC. KIC sta per Know Your Customer, verifica dell'utente. Abbiamo scelto il protocollo bancario perché è l'unico valido in Italia, in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina. Quindi quella procedura è più o meno standard, 98%, 95% in quasi tutti i paesi del mondo. Quindi un'identità verificata in quel modo è valida. Se voi fate un conto, aprite un conto in Revolut e fate un bonifico ad un vostro amico, per un giudice voi avete mandato dei soldi ad una terza persona. Quindi il presupposto è che l'identità è stata verificata realmente, senza dilungarmi oltre. Però questo concetto è fondamentale perché è la base di tutto il resto. Abbiamo oltre 45 applicazioni in blockchain perfettamente funzionanti. Applicazioni in blockchain come la notarizzazione dei documenti, come la conferma delle competenze, la conferma dei titoli accademici, la tracciabilità. Sicuramente magari qualcuno di voi ha sentito la tracciabilità del vino quando va al supermercato, dire la filiera, da dove arriva il vino, da dove arriva la carne, da dove arriva quel biscotto così buono che mi mangio. Ecco, in questo caso si parla di filiera, tracciabilità della filiera alimentare. Nel nostro caso, come avevo spiegato settimana scorsa a Roberto, parliamo di tracciabilità documentale. Poniamo la tracciabilità che serve per tracciare, poniamo la filiera del 110. Quindi quando un architetto, un geometra, un amministratore di condominio invia, riceve o comunque gestisce una serie di documenti, questi possono essere provati legalmente in formato digitale, con tanto di valenza legale. Semplificando l'invio di documenti per posta, semplificando le fotocopie, semplificando la notarizzazione di un documento, un ispettore che deve verificare la filiera che è stata davvero complessa, che è stata davvero rispettata, grazie alla blockchain lo può fare. Quindi un ispettore può verificare che tutti i passaggi che portano, poniamo, all'erogazione di un credito sono fatti e vengono fatti in real time.
Quindi anche l'attività ispettiva si riduce fondamentalmente in una verifica di credenziali e verifica di documenti, che si può fare al posto non più nelle attività che può richiedere anche settimane o mesi, ma nell'arco di un'ora, due ore, a seconda della mole dei documenti allegati, ma e questo lo permette. Questo lo permette grazie alla blockchain. Il terzo pilastro fondamentale della nostra tecnologia è la totale assenza di criptovalute. La blockchain è una tecnologia a pagamento. Voi, tantissime aziende, oggi io vorrei dire, in Italia penso, diciamo il 99%, perché non ne ho trovata ancora una, che sono società di informatica, oggi giustamente, visto che è un settore in trend di crescita, iniziano a sviluppare applicazioni in blockchain. Ma che cosa fanno loro? Vi creano uno smart contract, vi creano l'applicazione, e poi vi dicono a voi che siete il cliente, benissimo, io ti ho creato l'applicazione, ora comprati della criptovaluta, apriti un wallet che io ce l'aggancio. Così ogni volta che tu la usi, io addebito il tuo conto corrente, in questo caso in cripto. Immaginate che già lì posso questa procedura potrebbe mettere in difficoltà diversi soggetti, soprattutto non addetti ai lavori. Noi non usiamo le criptovalute, abbiamo un sistema sottostante, in questo caso davvero unico per la nostra, per il nostro settore, dove i nostri utenti non gliene deve interessare assolutamente nulla di comprare criptovalute, di aprirsi un wallet. Comprano una licenza prendiamo con 10.000 transazioni. E poi c'è un contatore, un model vecchio credito telefonico che va giù. Questo ci permette anche di entrare e lavorare con la pubblica amministrazione o con le grosse aziende. Perché a parte una montagna di conferenze che voi stessi potrete aver sentito o che potrete cercare online, ancora oggi su LinkedIn, Facebook, ci sono centinaia di webinar al giorno che parlano di blockchain. Parlano tutti di teoria oppure di criptomonete. Non c'è nessuno che parla di casi concreti perché fare un'applicazione basata su una criptomoneta, e oggi le criptomonete sono tutte in rialzo, significa fare un prodotto totalmente antieconomico. E quindi tutti parlano di quanto sia bella questa tecnologia, di quanto può rivoluzionare il mondo, ma nessuno lo fa vedere. Noi invece, il mio primo esempio quando inizio un'attività è, io do il mio biglietto da visita, nel mio biglietto da visita c'è un prodotto come quello che vi mostro adesso. Questa è la nostra suite che potete verificare anche voi, c'è un prodotto che si chiama L-Badge. Ora ve lo apro. L-Badge che cos'è? È la semplificazione massima di quello che vi sto dicendo io. Adesso, senza dilungarmi a leggere le scritture, che poi lo vedete, in L-Badge cosa succede? Io nel mio biglietto da visita, quello che voi stessi potreste avere con la vostra azienda, avete un codice QR, come questo. Io quando mi presento do un bigliettino da visita e dico al mio interlocutore, può leggere per favore il QR del mio biglietto? Questi mi guardano sorridendo e dicono, guarda, sto fesso, pensa che non so neanche usare un cellulare. Che ormai penso che tutti abbiano almeno una volta scansionato uno di questi codici. Ecco, scansionano il codice e gli si apre sul loro cellulare un'interfaccia come questa, dove in questo caso l'esempio potrebbe essere la società conferma che, in questo caso è un esempio, Lucas è il CMO dell'azienda. Io vi apro un esempio, ad esempio lrx.it/ac. Questo in real time è come, adesso questo è il link breve al mio QR del mio biglietto, ecco, giustamente l'ho sbagliato perché poi si parla, ma poi a memoria facilecca ogni tanto, questo dovrebbe essere corretto. Vediamo, sta arrivando. Con condivisione va un po' più piano, ma eccolo qua. Ok. Allora, in questo caso, vedete... questo è il badge che comparirebbe sul vostro cellulare, dove in questo caso il consorzio Life, nella persona dell'HR officer, conferma che Alessandro Civati è il CEO. Questo cosa vuol dire? Si conferma il ruolo. Voi siete il tecnico incaricato, voi siete il perito, voi siete l'amministratore, voi siete... si dimostra il ruolo. Queste spunte vicino ai nomi dicono che i due soggetti sono legalmente validi. E in un colpo solo voi potete verificare se quello che io dico è vero. Quanta gente dice di essere responsabile vendita, responsabile commerciale, chissà che cosa, ma lo è davvero? Quel biglietto di carta che è in mano è verificabile? Ecco,
grazie alla tecnologia blockchain si può verificare che io sono chi dico di essere. Ma come? Grazie alle spunte che il nostro sistema archivia. E qui sotto, questo codice strano che vedete sotto il mio nome, è la transazione in blockchain che va a confermare questo. Questo è un po', questo è tipo il registro notarile della blockchain, questo è il codice, il numero di blocchi, 14.893 blocchi, è stata elaborata questa informazione, emesso il 9 febbraio alle 19.23, il nome dell'applicazione. Da settembre, questo lo dico così per aggiunta, nel transaction row ci sarà un codice univoco tokenizzato dell'informazione. Tokenizzato cosa significa? Che nel nostro mondo non andiamo solo a chiedere la data certa, che poi viene appiccicata sopra un PDF o sopra un'informazione, andiamo anche a rendere immutabile una certa informazione. Adesso è già attiva a livello di marketing, questo campo è vuoto, con il mese prossimo qui renderemo visibile un codice univoco che viene proprio sparato nella rete e che rende totalmente valida a livello legale questo tipo di certificazione. Domani io non lavoro più per questa struttura, il nuovo amministratore lo disattiva e qui ci potrebbero essere, poniamo, non fa più parte della nostra azienda. Quindi voi avete in mano il mio biglietto da visita, ci rivediamo tra un anno, prima di vedermi verificate. Oh cavolo, Civati non lavora più lì, come mai? Da quanto lo verificate qua sotto. Lo stesso approccio lo usiamo invece anche per attività come questa, nell'ambito delle competenze. Ad esempio, prima, visto che sentivo una struttura che fa... Un secondo, Alessandro? Certo, Roberto. Sì. Solo per una questione commerciale. Allora, queste sono cose giustamente che a noi servirebbero tutte e quindi lo faremo sicuramente, dopo interverrà il Presidente. Ma parlando proprio dei tecnici che sono qua presenti, no? Loro per il 110 emettono una serie di dati, quindi emettono, che ne so, il capitolato che il cliente accetta, mettono per esempio, che ne so, il progetto di un certo tipo, mandano al general contratto delle informazioni, mandiamo via dei PDF, no? E allo stesso tempo, per la questione che dicevamo prima con Tommaso, è una questione che il suo partecipante al corso ha finalmente il titolo, a quel punto ogni documento che emette per conto del cliente che gli chiede lo notarizza. Mi spieghi che cosa vuol dire questa cosa e come si vede? Allora, notarizzare un documento in blockchain significa rendere non più modificabile quel documento. Quindi nella tua... Adesso mi hai fatto due domande. Una è il documento e l'altra è la competenza di un corso di formazione. Ora, io adesso ho caricato qui questo prodotto che si chiama 8Stamp. Lo trovate dentro la suite come L-Stamp, con maggiori dettagli. Cosa sarebbe? Voi immaginate una perizia, un preventivo, un'offerta. Quindi l'esempio era appunto il tecnico o la rilevazione fatta da un drone piuttosto che da un'apparecchiatura elettronica. Deve essere spedita la vostra controparte. Prima di spedirla, questo documento, che è un documento digitale, si fa letteralmente un drag and drop, lo trascino dentro l'applicazione. L'applicazione cosa fa? Va a creare la firma crittografica di quel documento. Ogni documento digitale ha una firma univoca. Pronto? Vai, era un microfono di una persona okay. Che si è aperto. Dicevo, quindi quando un perito, un architetto, una struttura, chiunque comunque della filiera deve trasferire un documento e lo vuole rendere certo, non più modificabile, lo trascina dentro questa applicazione e batte invio, non deve fare altro. Eventualmente mette il dato del copyright, se lo vuole mettere, perché magari l'account è intestato a Alessandro Civati, ma lavoro oggi per l'azienda Lutenix Inc., allora io quando sto per battere l'invio specifico il copyright di quel documento. Quindi immagino tanti periti lavorino per degli studi professionali piuttosto per, tra virgolette, un SRL, allora non è il copyright della persona fisica, ma è quello dello studio dove loro lavorano. Quindi in questo caso diamo anche la possibilità di mettere questo. Perché teniamo anche presente che molti di voi fanno attività di consulenza, oltre che di analisi e verifica.
Quindi anche la consulenza, purtroppo in Italia la consulenza è quella cosa che non è mai valorizzata fino in fondo o che è sempre un regalo che la gente non comprende. Quando voi date un parere, in questo caso può essere un parere legale o un parere peritale, ecco, quel parere l'ho trasformato in un documento che notarizzate. Cosa dicevo? Dal file viene estratto questo codice, un codice strano, numerico, che è il file unico di ogni file. È l'identificativo unico di qualunque documento digitale. Ovviamente è diverso per documenti. È un po' l'impronta digitale del file. Noi questa impronta digitale la andiamo a sparare dentro la rete blockchain che ci restituisce, poniamo un codice, un hash code in gergo. Nella nostra soluzione, in questo caso, abbiamo due varianti. La prima, semplicemente tokenizziamo il dato e restituiamo il documento firmato con incollato sopra questo codice. Dall'altro, visto che siamo anche un po' marketing oriented, visto che dobbiamo vendere il nostro prodotto e farlo vendere, dobbiamo anche essere commercialmente interessanti. Quindi, oltre a dire io mi creo la relazione del perito, la relazione topografica o un documento e ci metto su firmato in blockchain, creo anche il sistema, mi genera un certificato come quello che vedete, dove si dice che il nome della persona ha firmato un certo tipo di documento con le informazioni univoche. Immaginate il dossier finale del 110. Non è una paginetta, è un plico bello di carta. Ecco, si trasforma tutto in PDF e si spara sulla rete. Questo collage di documenti genera questo codice crittografico e genera un codice QR che io poniamo, metto sulla mia copertina del mio documento, che mando magari al MISE piuttosto che ai miei colleghi, piuttosto che me lo tengo in archivio. Semplicemente leggendo poi il codice QR, basta un telefono. Il nostro software non implica e non obbliga di acquistare o di installare applicazioni diverse. Chi ha un iPhone non deve neanche installare l'applicazione per leggere il QR. Quindi con un cellulare normalissimo si può verificare che il dossier è davvero quello. Se c'è un problema... Alessandro, volevo dirti anche una cosa, dato che qua sentiamo parlare da anni di numeri, no? Potresti dare un'indicazione anche del costo? Cioè, io sono il tecnico, mando via 3 progetti al giorno, ma porca miseria, se mi mangia il guadagno che faccio dei progetti, cosa può incidere un costo di una certificazione notarile così? Allora, ad oggi, per come noi l'abbiamo sviluppata, e anche questo ci rende unici, tant'è che motivo per cui stiamo anche con molto orgoglio crescendo molto, è che fondamentalmente l'utente, adesso non vado a fare attività commerciale, ma quella avremo in un altro momento, se voi andate nella sezione pricing, e questo può essere l'utente, con un pacchetto base, lui paga, poniamo, 100 euro all'anno, diciamo una versione un pochino più articolata, potrebbe pagare 250 euro all'anno e si fa 2 o 3 transazioni. Vi faccio un esempio, vi faccio vedere. Transazioni vuol dire notarizzazione di documenti, vuol dire emissione di badge, di certificati, vuol dire iscrizioni sulla rete blockchain. Le soluzioni, ad esempio, senza andare, vediamo quale transazioni. Si parte da 100 transazioni a 500, 750. Una transazione più o meno può costare 30 centesimi. Poi se ne comprano tante, possiamo. Poi il discorso di noi, più o meno potrebbe costargli 30 centesimi. Quindi Alessandro, per capire, io che sono un tecnico, mando via 10 cose al giorno, notarizzate, come avessi fatto una raccomandata con tutte, e mi costa 3 euro in un giorno con 10 cose. Quindi a portata di tutti. Esattamente, molto di meno, perché poi i pacchetti sono anche molto di meno. Alla portata quindi di tutti, e questa è la cosa più importante che fa spavento un po' a tutti l'inizio, no? Cosa bella, Roberto, che tu comunque puoi identificare l'unica persona che può vedere quel documento. Non è solo che lo possono vedere tutti, cioè è una sorta di... è solo quel gruppo che tu decidi che lo veda, punto. Grazie. Okay? Esatto. E la condivisione dei nostri documenti, che è sempre una funzione in questo caso di questo prodotto L-Stamp che vi dicevo, che noi abbiamo chiamato L-Proof, perché... Come avete visto questo certificato, o banalmente anche il mio certificato, questo, sposto il monitorino, vedete questo loghettino vicino al mio nome, significa che dentro il sistema
c'è il documento d'identità di Alessandro Civati. Stessa cosa, se io devo mandare un file a Roberto piuttosto che a un altro di voi, io inserisco i dati di Roberto e dentro al sistema si fa questo passaggio. E quando, poniamo, Roberto apre quel documento, Roberto contestualmente lo firma. E io in questo caso non ho solo la ricevuta di consegna, immaginate la raccomandata classica. Quanti casi, soprattutto legati al 110 o anche a casi di contestazione dell'Agenzia delle Entrate, si dice sì, ma la raccomandata l'ha ritirata il portiere e non me l'ha data. O me l'ha ritirata la segretaria e poi si è persa in azienda, ma io non l'ho ricevuta. Ecco, in questo caso il documento finisce letteralmente nelle vostre mani. Poi, come succede per il bancomat, se voi avete il bancomat e dietro avete appiccicato il codice, qualcuno se ne entra in possesso e vi svuota il conto, la banca vi dice: mi scusi, ma dov'era il codice per il bancomat? Ecco, questo vige lo stesso principio. Quindi condividere un documento certo significa anche avere la prova che il vostro specifico interlocutore lo ha ricevuto. Ha un costo complessivo che, ripeto, poi lavorando sui grandi numeri, queste sono le licenze singole che abbiamo visto. Una licenza aziendale che potrebbe costare intorno ai 1.000 euro, partiamo con 1.000 euro, andiamo addirittura a 9.500-10.000 transazioni, quindi andiamo a dei costi quasi ridicoli per il cliente, perché parliamo davvero di decine di centesimi. Uno studio di architettura, un commercialista, uno studio di ingegneria, con 1.000-2.000 euro, e nei 2.000 euro, perdonatemi, gli vendiamo anche la formazione, 4-8 ore di formazione per l'uso dei nostri applicativi, lui può mandare praticamente tutte le sue attività, le può proteggere. Uno studio, l'architetto che di solito siamo a pranzo, mangiamo con l'architetto e lui ci butta sulla tavoglietta del tavolo uno schizzo e ci fa vedere: guarda, questo potrebbe essere quello che ti piace, potrebbe essere questo. Quanti di noi, o perlomeno, gli è capitata una situazione del genere? Quello schizzo è un valore dell'architetto. Quello è il sapere dell'architetto maturato in anni di esperienze, di lavori, di sacrifici. Ecco, prima che l'architetto mi dà la tovaglietta del ristorante fatta con la matita, magari l'architetto può fare una foto e la notarizza nella piattaforma. Via. È un archivio. Perché lui può provare che oggi, in questo momento, martedì 21 settembre 2021 alle ore 6:08, ha fatto questa cosa. E da lì i casi possono essere infiniti. E questo è protezione del nostro valore. La blockchain serve per questo. Semplificare davvero con un clic del cellulare, proteggere il dato. La notarizzazione di un documento implica tra i 7 e i 15 secondi, a seconda della connessione internet che avete. Quindi, un costo, come posso dire... Una società che fa ricerca può scambiarsi documenti riservatissimi solo tra persone a cui interessa la cosa, punto. E nessun altro può riuscire a vederle. Quindi c'è anche una secretazione, esatto, ulteriore, garantita dai blocchi, dalla catena di blocchi, dalla blockchain. La seconda poi del concetto dell'uso che volete fare, oggi almeno in Europa la blockchain, la notarizzazione in blockchain è riconosciuta con il concetto di protezione pre-intellettuale, ovvero io non posso registrare in blockchain legalmente parlando oggi un marchio o un brevetto, però come succede per l'ufficio, per i brevetti, c'è l'attività di pre-registrazione, significa nel mentre ti do quel lasso di tempo, intanto che tu segui, se ti interessa, tutto l'iter di registrazione, puoi fare una protezione pre-intellettuale. Quindi blocchi e puoi dire: io oggi ho fatto questo. Poi, per carità, ti interessa il brevetto, visto che la legge ancora lo prescrive e la legge non si è ancora evoluta in questo. Ma ad esempio in Italia c'è la SIAE che già ha iniziato a utilizzare la blockchain per proteggere alcuni pezzetti del diritto degli artisti. E questo è il futuro che stiamo andando. A livello commerciale, ecco, l'altro esempio che parlavamo prima, dell'esempio legato alla formazione, noi in particolare come Lutenix abbiamo deciso sul nostro sito, vedrete fondamentalmente una serie di esempi che sono quelli per il pubblico. Un case study unico
per il mondo dell'educazione. Noi in Italia in particolare, ma in genere siamo molto forti nell'ambito della blockchain per l'educazione, ovvero il mio cliente oggi, il mio vero cliente, il cliente principale in Italia sono gli enti di formazione, le accademie, le scuole, le università, i centri di formazione privati o professionali. Perché? Perché quando terminano il ciclo di formazione, che cosa fanno di solito? Vi danno un attestato di carta in italiano. Oggi che viviamo in un'epoca internazionale dove probabilmente soprattutto i ragazzi andranno, sono a Milano e domani vanno a lavorare a Madrid, a Barcellona, a Londra, a Berlino, ecco, che si portano dietro un pezzo di carta scritto in italiano che dice che lui è un esperto informatico o sa usare un drone, tornando all'esempio. Ecco, può avere un certificato banalmente in formato digitale. Noi da settembre 2021 abbiamo integrato all'interno del nostro processo di certificazione anche i codici ADA. I codici ADA rientrano nell'Atlante del lavoro prescritto dall'Unione Europea. A partire dal 1 gennaio 2024, quindi abbiamo ancora 3 anni di tempo, tutti i soggetti che erogano formazione devono riportare sui loro certificati un codice identificativo dell'attività di formazione definita dall'Unione Europea, che è già pubblica. È stato approvato 8 anni fa. Adesso si inizia a parlarne. Questo cosa vuol dire? Che se io mi diplomo, faccio un corso specifico, ma sul mio diploma non c'è questo codice e domani io mi sposto in un altro paese, per l'altro paese quel pezzo di carta è carta straccia, non vale. Perché? Perché è stato definito un prontuario, una lista che serve per il riconoscimento bilaterale, in questo caso dei titoli di studio delle professioni. Quindi anche in questo caso chi fa formazione con noi, oltre a notarizzare l'attestazione, l'ente di formazione conferma che Alessandro Civati ha conseguito un risultato, ecco, gli diamo anche questa informazione in più. Gli diamo il certificato notarizzato, come quello del perito, poi gli diamo anche questo legge. Vi faccio Alessandro, vedere. Una cosa, visto che abbiamo sforato con i tempi, ti chiedo una cortesia finché non entra il prossimo. No, però ti spiego, Alessandro. Vorrei che tutte quelle persone che sono qui presenti, e adesso lascio la parola anche al nostro presidente, facessero quel passaggio di iscrizione gratuito, logicamente, in modo tale certo. Che così hanno la prova provata di come funziona il dati che possono prendere. Quindi se dai il nome del sito esattamente, come arrivare a registrarsi, ognuno di noi, allora noi siamo un'azienda, ma poi c'è privati o liberi professionisti. Vai avanti tu su questo che credo sia importante. È importante dare il codice. Allora, adesso il sito web è questo, lutinx.com, quindi lutinx.com. Sulla destra trovate il bottoncino login, lo facciamo anche brevemente. Scegliete ovviamente la lingua. Ti ho girato i dati della nostra SPA, se eventualmente vuoi partire da lì. Presidente, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Allora, buonasera. Una cortesia. Buonasera. Alessandro, intanto comincerei già dall'aprire la nostra posizione. Quindi mi sembra chiaro, evidente, come AMS, quindi vedo questa situazione molto interessante, quindi già manifesto questa volontà e penso che tutto il Consiglio, se c'è, approverà questo discorso qui. E poi da lì partire per tutta una serie di situazioni per chi eventualmente lo necessita. Certo. Ok, quindi AMS 0AD SPA. Però bisogna assegnare, ci vuole un numero di codice. Per voi in seconda sede, adesso io in diretta non ve lo posso fare, dovreste poi farlo voi. Va bene, ok. Però intanto iniziamo da noi. Già avviato un pochino, non l'abbiamo compilato, ma c'è. Ok, quindi iniziamo da noi perché comunque sì. Anche per i campi di azione, vedi la formazione, vedi i corsi, le certificazioni, anche lo scambio e la certificazione dei documenti per quello che necessita la nostra attività è utile ed è necessaria. Anzi, ci pone all'avanguardia di altri competitors, di altre società e quindi percorriamo sempre l'onda, la cavalchiamo, noi la cavalchiamo e loro la inseguono. Assolutamente sì. Ha ragione. Okay. Ecco, grazie. Permetto, poi i partecipanti a questa sessione
poi Roberto avrà ovviamente l'elenco, che adesso si registrano nello stesso principio della tracciabilità delle competenze, quindi le attività formative che vengono fatte. Noi rilasceremo, in questo caso non lo rilascerò io, o perlomeno lo rilascerà la vostra società, a tutti i partecipanti che si sono ovviamente iscritti e registrati, un badge tipo questo. Perché oltre a registrare le attività formative, una delle finalità che ha questo scopo, a questa piattaforma, è anche quello di fare pubblicità a voi. Perché io ho partecipato, poniamo, voi oggi avete partecipato a questo webinar. Questo è un esempio di un badge che trovate sul sito. Qua ci sarà il vostro logo che rilascia, poniamo, ad Alessandro Civati il certificato che ha partecipato a questa attività di oggi. Ha il suo PDF se volete, oppure ha questo badge, ovviamente brandizzato e personalizzato con i dati della vostra azienda. Ma in questo badge cos'è che c'è scritto? C'è scritto, poniamo, cliccando poi espandendo questi menu, che io ho partecipato a questo e ottengo un badge che con questa icona posso condividere, poniamo, sui social, lo condivido sulla mia pagina LinkedIn, lo condivido sulla mia pagina di Twitter, Facebook. Cos'è questo badge? Io vado a dire a tutta la mia rete di contatti che io oggi ho partecipato a un webinar con voi, che io oggi ho conseguito, poniamo, l'attestato di pilota di droni, che io oggi ho conseguito l'attestato di, non so, disegnatore BIM. Questo io vado a dire, e lo vado a dire a tutta la mia rete di contatti. Qui dentro però i miei contatti, poniamo su LinkedIn, vedranno la vostra pubblicità. E quindi diventa uno strumento enorme di marketing diretto per voi, per le aziende che fanno formazione o le aziende che ci utilizzano. Perché in questo modo tutti i miei contatti, che potenzialmente potrebbero essere di vostro interesse o di interesse dell'azienda che fa formazione, vedono che voi siete avanti rispetto a tutti gli altri. Perché rispetto a un'azienda che fa formazione o un'azienda come la vostra che è una grande struttura di vendita, voi a tutti i vostri venditori, a tutti i vostri partner che sicuramente almeno una volta al mese si connettono qui e imparano qualcosa di nuovo, in questo caso possono anche accumulare delle competenze. Immaginate in questi 2 anni di pandemia quanti webinar voi avete partecipato. Ma che cosa vi è rimasto da tutti questi webinar, a parte il ricordo vostro? Vi hanno dato degli attestati, dei documenti, dei certificati che potete provare di aver passato 1000 ore davanti al monitor? Ecco, con la nostra tecnologia potreste accumulare, poniamo, 10, 20, 100 di queste tipologie di badge che riportano le competenze che voi avete acquisito. E magari domani in un'ottica di lavoro potete dimostrare che voi avete seguito un corso per il BIM piuttosto un corso di analisi sullo sviluppo di pratiche edilizie piuttosto che di altre tecnologie. Questo è la tecnologia blockchain ed è questo quello che vi offriamo. Un archivio certificato di chi siete voi e di quello che fate e di quello che fanno i vostri clienti, i nostri clienti. E su questo lascio la parola a Roberto, poi io vado avanti e poi il tempo tiranno. Alessandro, no, volevo solo chiederti, dato che stanno appunto registrandosi e chiedono il codice, assegnaci un codice come MS SPA in modo tale che così partiamo da lì. Daccelo tu uno adesso immediatamente. Codice? No Roberto, dovete no, non può essere dato così. Devi registrare. No, l'avevamo definito l'altro giorno, ti ricordi? Non l'avevi segnato un codice? No, perché c'era il riconoscimento, queste cose adesso le facciamo fare al presidente. Vabbè, allora dato... Dacci il tuo codice Roberto di presentazione. Ah, mi date un secondo solo. Un secondo solo, signore. Però io vorrei far col MMS. Ma non c'è ancora l'account, se non sbaglio. No, ti ho mandato solo i dati della società. Ma non puoi darmi un numero che blocchi, per caso? Così me lo assegni dopo? Eh no, perché il sistema non lo riconosce valido. No. Ah, ok. Okay, ascolta, okay. Usa il mio, tanto. Sì. Bene, 8, va bene. 844-419. 844 419. Lo segno qui sul gruppo. E i registri dopo a cadere usate il vostro però. Ok? 844-419. Ecco, voi adesso stiamo parlando, per chi ovviamente non ha ancora visto la piattaforma,
quando vi si richiede di, quando voi provate a creare un vostro account, il sistema vi chiede un codice di presentazione. Questo serve anche per legare, o perlomeno per permettere a voi di vedere sotto di voi come si sviluppa la vostra rete. Siccome la registrazione è talmente gratuita, come giustamente diceva Roberto, il presidente, oggi proviamo a registrarsi e magari quando voi parlerete ai vostri clienti di blockchain, invitateli a registrarsi oggi con il vostro codice, che otterrete appena voi create un account sulla piattaforma, il sistema vi assegna un codice, che è quello che voi darete ai vostri clienti. Il vantaggio qual è? Se domani un vostro cliente compra e non ve lo dice, che a volte capita, il sistema in automatico va a vedere questo soggetto da chi arriva. E in questo caso, torniamo su che cos'è la blockchain, la fiducia non è più assegnata alla persona che, diciamo, si può dimenticare ogni tanto di fare una registrazione, ma è affidata alla macchina. Quindi se un vostro cliente domani spende un euro su di noi, magari semplicemente perché ha finito le transazioni, quindi compra altre 500 transazioni, spende magari 50 euro, ecco, su quei 50 euro il sistema va a vedere chi l'ha portato quel cliente e vi riconosce in real time la vostra commissione. E questo è il vantaggio. La fiducia viene derogata alla macchina, che in real time assegna, in questo caso parliamo di struttura commerciale, vi assegna immediatamente il vostro valore, senza togliere o caricare di un solo cent il prodotto. Quindi l'altra parte avrà un prezzo pubblico, ma la filiera che l'ha permesso di generarlo, quel centesimo, ha diritto e prende il suo in real time. Poi magari di questo caso ne parleremo in un'altra sessione. Alessandro, visto che abbiamo ancora un minuto, ricondivideresti per fare i passaggi, per favore? Sì, ah sì, scusatemi. Allora, screen. Ok. Allora, il mio consiglio è, visto che abbiamo parlato anche di competenze e da quello che so da Roberto voi fate delle riunioni piuttosto regolari, prima create il vostro account come persona fisica, perché così come persona fisica potrete accumulare ad esempio quei badge che vi ho fatto vedere per aumentare le vostre competenze personali o banalmente per avere il vostro certificato, quello che vi ho fatto vedere, che io metto sul mio biglietto da visita per confermare il vostro ruolo. Andate quindi, come vi dicevo, sulla nostra login, sottoscrivi, scegliete privato, qui mettete il codice che adesso Roberto ha scritto nella chat e lo compilate. Quindi qua mettete poi ovviamente tutti i dati, il vostro nome, cognome, impostate la password, l'email e la lingua, quindi preferite l'italiano, lo mettete, selezionate qui la lingua importante, così quando entrate la prima volta trovate già tutto in italiano, poniamo, e battete invia, accettate le condizioni, fate iscriviti. La login non è l'email, riceverete una conferma di iscrizione, dentro la prima email che ricevete trovate la vostra login, quella che brutalmente, tornando all'esempio, tipo questo esempio qui, vedete, è un codice che inizia per LRX, questo codice vi viene richiesto solo per accedere al servizio, non vi verrà mai richiesto per altro. È un po' come il codice del vostro conto corrente in banca. Al pubblico in esterno, partecipate a eventi, date l'altro codice, un altro codice. Questo vi serve solo per accedere alla piattaforma. Perché? Sera. Grazie. Oltre alle competenze, accumulerete. Scusi, più soldi. Dica. No, era Roletti che parlava. Ah, ok. Con altri. E niente, quindi sul codice che riceverete in email ci sarà il vostro codice, mettete la password che avete inserito. Questa è una domanda da risolvere, è quello che avrete visto ormai in sempre più siti web per dimostrare che non siete un automa. Quindi al refresh fate la somma, in questo caso 3 più 5, qua scrivete 8, e poi battete invio per accedere. La prima volta che accederete al sistema vi chiederanno di identificarvi. Quindi c'è una procedura in 5 pagine, 6-7 pagine, caricate nome, cognome, l'indirizzo, codice fiscale. L'ultima procedura, l'ultima paginetta, dovete caricare una vostra fotografia e la foto del vostro documento. Potete fare anche una foto in diretta, tanto serve solo alla macchina, perché abbiamo integrato un software biometrico,
la macchina prende la fotografia e la posiziona sul documento per verificare che siate, che i due soggetti combacino. Una volta che è stato approvato, foto e documento vengono criptati e io stesso, che sono l'amministratore, non posso accedere. Vengono archiviati in una procedura dove, ve lo dico, ci sono solo due amministratori del sistema possono accedervi per motivi prettamente ispettivi. Immaginate che un architetto, tornando all'esempio, mandi una perizia e domani c'è un problema con quella perizia che si dice che è falsa, contraffatta, non è corretta. La Guardia di Finanza, piuttosto che l'autorità giudiziaria, ci chiede a noi la comprova di chi è che ha fatto quel documento. Allora, come succede per le intercettazioni telefoniche, magari il giudice può venire da noi e dire: voglio sapere chi è quell'Alessandro Civati che ha firmato quel documento. Allora noi, ovviamente, richiesta esattamente come per i tabulati del telefono che possono andare in Vodafone piuttosto che alla 3, il nostro ufficio legale ci autorizzerà a fare l'estrazione del documento. In alternativa, Alessandro, Alessandro, scusami, ti ho messo i dati della società. Possiamo farlo in diretta? La registrazione? No, io non posso farlo. Dovete, se volete condividere lo schermo lo potete fare voi. Io non posso creare gli account. Per io purtroppo sono dal cellulare, quindi non posso... Non puoi fare Roberto se tu vuoi. Ecco. Ok. Bene. L'importante allora... No, l'unica cosa dove io proprio...